A seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 del 2016 concernente la depenalizzazione, abbiamo assistito a notevolissime sentenze e quindi anche a giudicati cautelari in ordine al reato di ingiuria che è stato totalmente depenalizzato, quindi il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Però si è posto e ci siamo posti un problema noi analisti operatori del diritto per quanto concerne le statuizioni civili, le vittime del reato e quindi il risarcimento del danno a cognizione ordinaria. Io mi sono fatto portavoce e interprete di un dubbio interpretativo che è stato sollevato in numerosissime aule di cui io sono stato il maggiore esponente e attore, direi uno dei primi in Italia per quanto concerne subito la immediata attuazione di questo principio sulla depenalizzazione. E mi sono posto il problema di come, una volta che il fatto sia previsto dalla legge come reato ai sensi dell'articolo 129, come possono le vittime avere almeno un ristoro immediato all'interno del processo penale senza aspettare l'inizio dell'azione civilistica con cognizione ordinaria concernente il rito e la prova del risarcimento del danno. Ecco perché è necessario e oggi finalmente è stato posto un punto fermo da oggi la rimessione alle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione per quanto concerne le statuizioni civili e il risarcimento del danno alle vittime, perché non è possibile che le vittime da reati non abbiano il ristoro a seguito della depenalizzazione. Sarebbe una notevole disparità di trattamento e una preclusione all'esercizio del diritto di difesa a favore delle vittime di cui io mi batterò fino alla fine.